Le domande a te ci pensiamo dopo, quando ci sarà lo spazio. Vediamo chi è. Nicola, sei tu che fai l'intervento. Francesca Giannini, Nicola Baccetti, Camilla Gotti, la gestione delle specie aliene nel progetto RESTOP Online. Sì, non sono Francesca Giannini, nemmeno Camilla, ma la Giannini era prima. Ho evidenziato alcune parole del titolo che mi è stato dato. Uno, parlare di interventi di cattura, vuol dire essenzialmente parlare di animali. Nell'ambito di un progetto Life, questo Resto con Life, che in realtà non riguarda solo animali. L'altra cosa, buone pratiche, è abbastanza imbarazzante, io non so se veramente siano delle buone pratiche, quelle che abbiamo utilizzato. In molti casi sono pratiche che ci siamo dovuti inventare perché erano relative a specie sulle quali non c'erano molte esperienze, non in tutti i casi, naturalmente, ma il progetto ha riguardato molte specie tutte insieme. Il titolo del progetto, di cui Resto con Life è l'acronimo, è Island Conservation in Tuscany, Restoring Habitat Not Only for Birds. I partner sono Parco dell'Arcipelago Toscano in primis, ISPRA, Università di Firenze e l'ex UTB, scusami Marco, Forestale di Follonica. Quello di cui parlo adesso è soltanto quello che si riferisce all'isola di Pianosa, dove hanno avuto luogo gli interventi connessi soprattutto con la rimozione di specie animali. 1.000 ettari l'area dell'isola, una presenza dell'uomo molto radicata, prime tracce dal Paleolitico, come vedete in questi scavi nell'immagine in basso, presenze poi proseguite nell'età classica con un bellissimo teatro nel complesso termale. Dopodiché per molti anni utilizzo come colonia agricola penale, fino agli anni del 41 bis con l'istituzione del carcere di massima sicurezza. Quindi una fase di progressivo abbandono. E oggi la fase, perlomeno per quanto riguarda la componente naturalistica, di restauro ambientale. Le specie aliene che abbiamo voluto affrontare più o meno tutte insieme sono varie. Il fagiano in primis, che è una specie molto ambita invece in altri contesti nazionali, un ibrido di pernice lanciato sull'isola in anni recenti, una lepre che si riteneva alloctona, e forse alloctona lo è veramente, ma vedremo che cosa è successo con questa specie. E poi tre predatori, ratto nero, gatto inselvatichito e riccio europeo, diciamo più consueti nell'ambito degli interventi di eradicazione, un po' meno il riccio forse. Io non parlerò del ratto, anche perché del ratto si parlerà molto nel prossimo intervento, anche se relativamente ad un altro progetto. Motivi per quanto riguarda le specie predatrici sono abbastanza evidenti, si va dalla
da casi in cui la specie in questione è fra le 100 peggiori specie invasive del mondo, ad altri meno conclamati, tipo il riccio, per i quali prevale forse il principio di precauzione, però l'opportunità di togliere i ricci contestualmente ai gatti, visto che il metodo è il medesimo, è stata una forte tentazione. Specie non predatrici, le tre che vi ho citato, anche qui le motivazioni sono state soprattutto il principio precauzionale, in funzione dell'alterazione dei processi naturali dell'ecosistema che si riteneva causata da specie presenti in numero veramente abnorme, perché la popolazione di fagiano, per esempio, esistente su Pianosa è una cosa incredibile, e anche l'aspetto, diciamo, didattico, se vogliamo, nell'ambito di una zona protetta così importante, rendere evidente ai visitatori praticamente come specie macroscopiche solo delle specie allottone, non era propriamente un approccio buono. Quindi quello che abbiamo seguito è l'approccio delle eradicazioni multiple per evitare il problema degli effetti sorpresa noto in situazioni insulari, schematizzato secondo questo triangolo classico: il predatore, il mesopredatore, cioè il ratto, e la specie predata, in questo caso un uccello marino. Agire rimuovendo solo il gatto, cosa causerebbe un aumento probabilmente enorme di ratti, con una pressione esagerata da parte dei ratti, dei soli ratti, sugli uccelli marini. Viceversa, al contrario, togliendo i ratti, una pressione esagerata da parte del vero predatore. Infine, questo cambio di preda, ok? Nei confronti degli erbivori, la rimozione dei predatori come causa un incremento enorme nella fattispecie dei fagiani, altra cosa naturalmente da evitare, visto che volevamo toglierli. Una fase preparatoria lunga di circa un anno per stimare le dimensioni delle popolazioni, testare le trappole, fare gli acquisti, vedere gli effetti negativi sulle specie non target, fare i monitoraggi faunistici ex ante, compresi taxa non direttamente coinvolti, tipo rettili. Una progettazione abbastanza complessa, soprattutto non aiutata dalla mancanza di riferimenti bibliografici per specie anche strastudiate, tipo il fagiano, che nessuno normalmente si sogna di voler togliere. Quindi abbiamo un po' dovuto inventarsi molte cose. Siamo attualmente in piena fase operativa, sono stati prodotti i protocolli di intervento, è in fase molto avanzata anche l'attività di eradicazione, costruita in base alla selettività dei metodi, il massimo sforzo per raggiungere tutti gli obiettivi, tutti gli individui nello stesso momento, tecniche differenziate da usare man mano che quella prescelta perde di efficacia. E soprattutto, questo da sottolineare, un continuo adattamento e miglioramento delle tecniche. Al di là dei protocolli, c'è voluto di adeguarsi alle situazioni e aggiustarle. Monitoraggi post-intervento ovviamente non sono ancora cominciati, anche se qualche risultato è già stato conseguito ed è evidente.
quindi è ancora sicuramente presto per parlare di buone pratiche, non solo perché non sappiamo se realmente siano le migliori quelle che abbiamo applicato, ma anche perché non sappiamo se abbiano, se hanno avuto successo. Cose finali che dovranno essere fatte, che per il momento non sono in corso: l'adozione di misure di biosecurity, che però è una cosa che riguarda essenzialmente il ratto, per il quale la strategia è stata sviluppata, accertamenti genetici ulteriori in funzione della reimmissione di taxa nativi, ma non solo di questo, come vedremo. Primo caso che vi mostro molto brevemente, quello della lepre europea, che è iniziato per primo come attività con le classiche reti in uso nelle aree di ripopolamento e cattura, e battuta da parte di molti operatori volontari. Queste lepri hanno iniziato a essere catturate con un paio di operazioni svolte con successo, se non che i prelievi di campioni da sottoporre ad analisi genetiche hanno dimostrato che erano sì delle lepri europee come si pensava, ma completamente staccate, vedete i segnetti, i pallini verdi sulla sinistra, da quelle del continente, da quelle della Toscana, per cui erano lepri riconducibili, immesse probabilmente sull'isola dall'uomo ma prima che la popolazione continentale fosse stata contaminata dalle immissioni dal centro Europa. Per cui una zona isolata, come per definizione è un'isola, era l'unica situazione per conservare questo stock di animali, risultati preziosissimi. Per cui all'Octoni va bene, ma ci vuole flessibilità e abbiamo dovuto, e volentieri lo abbiamo fatto, prendere atto della loro importanza. È stata rimodulata ovviamente l'azione dell'AIFE, da Bruxelles non hanno avuto nulla da ridire, e è stata invece prevista la produzione di un piano di conservazione anche in funzione dell'utilizzo di questa specie in altre aree, del trasporto in altre aree. Si sta monitorando la dinamica di popolazione, che è abbastanza strana, tutta a onde in questa maniera. Vedete la parte che ha una porzione della barra in verde, è quella in cui sono state fatte le catture, e vedete che subito dopo di nuovo la popolazione ha riconquistato i valori precedenti, quindi non abbiamo causato danni sostanziali. Sempre cose che devono essere svolte: monitoraggio sanitario, analisi morfometriche che sono state fatte proprio adesso dal collega Riga con risultati interessanti, revisione di reperti paleontologici, prosecuzione di analisi genetiche con campioni dell'Elba, eccetera, eccetera. Bene, per quanto riguarda il riccio, questa è una popolazione di origine molto più recente di quella della lepre. Della lepre c'era già traccia della presenza della lepre nell'Ottocento, qui si parla di un'immissione avvenuta dopo il 70. Non si sa assolutamente ad opera di chi e per quale motivo. La specie è stata monitorata con 20 fototrappole sparse su tutta l'isola. È stato fatto un campionamento a scopo di analisi genetica dalla Mariella Baratti del CNR di Firenze, soprattutto per vedere cosa farne di questi ricci, cioè dove riportarli, visto che venivano catturati in maniera incruenta, ma non volevamo andare a inquinare altre popolazioni.
La distribuzione dei ricci è risultata omogenea su tutta l'isola e i ricci sono risultati geneticamente identici, vorrei dire fotocopie di quelli dell'Elba e diversi da quelli del continente. Quindi abbiamo individuato e già ampiamente utilizzato l'Elba come sito di rilascio. Gatto in selvatichito, monitorato sempre con le solite 20 fototrappole. In questo caso è stato possibile il riconoscimento individuale, non per tutti i gatti presenti ovviamente. Sono stati elaborati i dati con modelli cattura-ricattura, giungendo a una stima minima valida per l'area intercettata dalle fototrappole, che non è esattamente tutta l'isola, di 30-45 gatti, poi vedremo che erano di più. Le fototrappole sono state mantenute attive su tutto il tempo nel quale sono state fatte le catture per vedere le presenze residue sul territorio. Dunque, l'attività, vedete qual è stato il cronoprogramma. Praticamente nel primo periodo di cattura, ottobre 2016-febbraio 2017, è stato fatto gatto e riccio, poi nel successivo, in quest'inverno appena finito, praticamente era rimasto solo riccio, i gatti erano finiti e anche di ricci ne sono stati presi pochissimi, singoli individui, e abbiamo ancora di tempo il prossimo autunno per auspicabilmente finire con il riccio, che è un obiettivo diciamo opzionale, nel senso che l'obiettivo era di toglierli fin tanto che l'attività poteva essere svolta contestualmente all'eradicazione del gatto. Se deve essere fatto con grande impegno utilizzando trappole apposta per il riccio, probabilmente è da rivedere anche il target. In tutto si sono utilizzati 210 punti trappola su tutta l'isola. Molto importante la compartimentazione, diciamo, dei settori di cattura, mantenendo degli sbarramenti di trappole per evitare che dalle zone, fra virgolette, ripulite, che nelle zone ripulite entrassero animali provenienti dalle zone ancora da ripulire. Quindi questo è un accorgimento senz'altro da tenere presente. Le catture totali sono state di 57 gatti e 123 ricci, non aggiornatissimo il totale dei ricci perché penso che manchino gli ultimi, 24.000 giornate trappola, 7 operatori, efficienza di trappolaggio per il gatto 0,1 cattura per giornata uomo, per trappola vero risparmio, per il riccio 0,2 catture per giornata uomo. Ovviamente mentre i ricci sono stati liberati nel posto giusto, i gatti hanno dovuto subire quello che è previsto dalla legge, cioè la sterilizzazione e il conferimento presso strutture abilitate alla loro detenzione a carico del progetto. È molto 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 costoso dare in affidamento gatti a queste strutture, cioè ai gattili. Alcuni, quelli ancora giovani, fortunatamente sono stati adottati da volontari. Se sono piccoli si riesce a domesticarli in modo che abbiano un comportamento quasi normale. 2 minuti, Nicola. Sì. Per quanto riguarda fagiani e pernici sarebbe in realtà la cosa più lunga, quindi ve lo dico così a spanne. Per il fagiano in missione assolutamente recente, post guerra, stima precedente, ultima stima disponibile di popolazione 800 individui, per la pernice l'ultima stima era di una 60-70 coppie, molto calate rispetto al
popolazione di 10-20 anni prima, probabilmente a seguito del fagiano. Le pernici erano originariamente presenti a Pianosa, sembra, ma erano estinte e poi rimesse con questa popolazione ibrida con Cotornici orientale. Il fagiano, anche quello lì, geneticamente è una cosa artificiale, quello ben noto, il meticcio da caccia con il collare. Due diversi metodi di prelievo, catture e abbattimenti per queste due specie, cronoprogramma delle attività, quindi due stagioni, l'invernata scorsa e questa appena giunta a termine. In rosso è l'ubicazione dei periodi di abbattimento, in giallo quella dei periodi di cattura. Lo sforzo di cattura con trappole di vario tipo è stato basato su 60-70 punti trappola per il fagiano e 15-20 per la pernice, laddove servivano, dove c'erano effettivamente pernici. Sono stati sperimentati vari tipi di trappola, alcuni dei quali particolarmente poco efficaci per le pernici, ma l'utilizzo di richiami, che vedete lì elencato, è risultato fondamentale per le pernici e anche migliore dell'abbattimento, come vedrete più avanti. Uso di punti di pasturazione, frequente traslocazione delle trappole, una certa mortalità nei fagiani catturati, 7-8%, catture di specie non volute, cioè finita dentro qualche lepre, gufo comune, sparviere, porciglione, le cose più assurde, comunque sono stati poi ovviamente tutti liberati. I fagiani catturati sono stati valorizzati nel senso che sono stati dati alle ATC che venivano, che hanno dato una mano nelle attività sull'isola, per essere rilasciati però in aree protette o comunque vincolate alla caccia, non in zone direttamente sfruttate a scopo venatorio. Per la pernice invece differenza sostanziale, essendo ibride non è stato possibile rilasciarle altrove e sono state soppresse. Bilancio totale delle catture, non aggiornatissimo, 820 fagiani e 210 pernici. Con gli abbattimenti... Hai già finito il tuo tempo da 2 minuti, quindi regola. Va bene. Con gli abbattimenti, 1 migliaio di fagiani, 20 pernici. Dei problemi causati dalla sospensione delle attività durante la stagione estiva, per cui i fagiani nel frattempo si sono riprodotti, da questo deriva la discrepanza rispetto alla stima iniziale, vi risparmio questa, diversa efficienza ovviamente a seconda di chi si utilizza come e dal metodo utilizzato e da chi usa il fucile anche. Bene, punti di forza alla fine di questa attività, secondo noi è avere sperimentato tecniche di prelievo su specie che tradizionalmente non vengono eradicate, verificare quella che è l'efficienza di trappole diverse, in particolare l'utilizzo di richiami per le pernici, la collaborazione con vari esponenti del mondo venatorio, e tutto qui, la Camilla che mette una fototrappola e i fagiani nel ponte garage del traghetto.